Anche se molti scrittori non hanno fatto molto per la Resistenza, noi diremo al contrario che la Resistenza ha fatto molto per loro. Ha loro insegnato le prix des mots, il prezzo delle parole. Questa è una cosa che ha scritto Albert Camus, che continua dicendo: rischiare la propria vita per poco che possa valere per far stampare un articolo, una poesia, un dialogo, questo significa apprendere il vero prezzo della parola. Mi chiamo Fabio Geda e di mestiere racconto storie, ma prima di questo per anni ho lavorato come educatore. Ecco, tra l'educare e lo scrivere esiste un punto di contatto cruciale, rappresentato dall'importanza della dimensione dell'ascolto. In questo consiste in fondo oggi il mio mestiere, ascoltare e raccontare storie. Ed è un gesto di grande resistenza. Sono due cose che amo fare perché le storie costituiscono il ponte attraverso cui possiamo entrare in contatto con l'altro, uno dei ponti perlomeno, attraverso cui possiamo conoscerci, riconoscerci e comprenderci. Le storie, in quanto acceleratrici di esperienze, in quanto simulatrici di realtà, in quanto occasioni per uscire dalla nostra pelle, entrare in quella di altri, empatizzare con la loro anima, vestirsi dei loro panni, aiutano a rafforzare l'ego, e allo stesso tempo lo relativizzano, mentre il mondo è pieno di persone dall'ego fragilissimo, che hanno continuo bisogno di conferme e che allo stesso tempo si sentono assolute. Resistere oggi significa, tra le altre cose, combattere una agguerrita battaglia contro le proprie debolezze e contro le proprie fragilità. Essere quel cambiamento che desideriamo vedere nel mondo. Resistere oggi significa abbracciare l'idea che siamo tutti soggetti pluridentitari, ospiti di passaggio di uno straordinario organismo vivente in cui dovremmo ricercare le nostre origini, e di cui dovremmo prenderci cura, prendendoci cura in questo modo anche di noi stessi. Resistere oggi significa anzitutto fare al meglio il lavoro che siamo chiamati a fare. Come quei dottori o quel personale paramedico, spesso sottopagato, che in questi giorni sta lottando in prima linea. Ecco, a loro va tutta la mia gratitudine. Grazie per la forza con cui state resistendo. Io sono Fabio Geda e dico 25 volte resistenza.